6.000 italiani si sono trasferiti qui a Lugano e nelle immediate vicinanze dal 2011 ad oggi. 6.000 persone in pochissimo tempo, mai un numero simile si era sfiorato negli anni passati. È stata ribattezzata emigrazione di lusso e coinvolge gli italiani benestanti che hanno scelto di trasferirsi oltre confine. Insomma, la crisi economica fa paura a tutti e anche i ricchi corrono ai ripari. Uno spostamento mai così massiccio prima d'ora, che sembra dettato dall'esigenza di mettere al sicuro una ricchezza e un benessere ormai troppo vulnerabili nel bel paese. I dati sono stati confermati dagli uffici del consolato italiano in Ticino. Oggi, si è detto, si parla di 6.000 persone, nel 2010 erano solo 700. Sono molti gli italiani che cercano di potersi insediare o avere un domicilio qui a Lugano, questo è effettivamente vero. Secondo lei perché? Ma io penso che noi possiamo offrire sicurezza, efficienza nei servizi, scarsa burocrazia e soprattutto anche una qualità di vita e una dimensione di vita sicuramente interessante e attrattiva che chi viene dalle grandi dimensioni oggi probabilmente sta perdendo. Fiscalità favorevole, migliore qualità della vita, più possibilità di lavoro, vicinanza con il paese d'origine, questi dunque i motivi principali alla base dello spostamento. Primo requisito per potersi trasferire e avere una casa, bisogna quindi presentare un contratto d'affitto o il certificato di proprietà di un immobile, onere non da poco visti i prezzi in circolazione. Eppure il mercato immobiliare a Lugano e in Ticino in generale sta vivendo un buon momento. Nelle edicole i giornali con le offerte sono molto richiesti dagli italiani. Sì, assolutamente il fenomeno c'è, devo dire anche in crescita. Per quanto riguarda noi come agenzia immobiliare, dal gennaio 2012 fino ad oggi, quindi abbiamo un anno di storico, devo dire che il 90% della nostra clientela è stata italiana e c'è stato un incremento di circa il 25%. C'è stata appunto una forte migrazione, specie nei paesi limitrofi, di persone che vogliono trasferirsi a livello anche di residenza primaria. Io sono un esempio appunto di delle persone trasferitesi qualche anno fa qui in Svizzera. Proprio per questo, perché appunto la burocrazia italiana mi ha davvero molto disturbato e ho preferito trasferirmi in Svizzera. Inizialmente, lavorativamente, poi mi sono trasferito con la famiglia.